We shall declare independence. What do you mean I'm not allowed in the wall? Signori, io vi do il benvenuto in live, spero che abbiate passato una buona giornata. Oggi è mercoledì, è il 20 settembre, stamattina mi sono svegliato, ho mangiato uno yogurt con l'ananas, cioè uno yogurt all'ananas, non con l'ananas. Dopodiché sono andato a controllare il mio video su YouTube, ho notato che era arrivato a 14esimo in tendenza, è ancora in tendenza, quindi è una cosa molto buona. Di conseguenza voglio ringraziare tutti quanti, perché nonostante sia un video molto controverso, che a ripensarci forse avrei fatto in modo diverso, ma sono molto contento per aver detto il mio parere senza filtri e sono molto contento della risposta, anche perché nei commenti si sta chiacchierando molto bene del video, quindi sono molto felice. E poi ho bevuto un caffè dopo lo yogurt e ho mangiato anche una barretta al cioccolato Vita Snella, interessante. Ho comprato quelle perché la mia della Selex, che costano poco, non c'erano. Quindi purtroppo non ho potuto prendere. Va bene, per il resto, signori, oggi Forms Night. You know what the fuck is going on? Grazie a Razi Raizbao, grazie del quarto mese. Prima di iniziare vi voglio ricordare che per chi ha la sub e vuole entrare nel gruppo Telegram, punto esclamativo Telegram per entrare, e se non vi arriva il messaggio non arriva in chat ma arriva in privato, controllate i messaggi privati di Twitch e trovate il messaggio. Se non vi arriva, attenzione che non avete i messaggi privati bloccati, ma adesso giuro che fixeremo questa cosa, giuro che la fixeremo prima o poi, ve lo giuro, la fixeremo, verrà fissata. Allora, signori, stasera Forms Night, parliamo della Forms Night di stasera. Vi ricordo che il form è ancora chiuso, quindi se lo vedete chiuso è perché è ancora devo aprirlo. Vedete, appena cliccherò questo non accepting response, ecco qui sotto, appena farò play voi riuscirete a vederlo. Aspettate un attimo, perché si vede così? Fatemi sistemare lo schermo, scusatemi. Sapete che canzone è questa? Perfetto, ora è perfetta. Questa è una canzone chiamata We Did It Again, ovvero Swizz Beatz, Yarul e i Metallica. Per farvi capire che di quando si parla. 2002, cioè che tempi incredibili. Sto mangiando i panzerotti, grande Nick Radogno. Allora, quando cliccherò e non accetta risposte, qua il form sarà aperto. Intanto fatemi stoppare questa roba, questa musica così movimentata, e fatemi mettere la musica e parliamo del form di stasera. Lo avevo già spoilerato su Instagram, però molto probabilmente metterò delle regole un attimino meno gravi, ecco, e molto meno gravi. Allora, innanzitutto, la cosa più figa che hai costruito. Il form lo trovate in chat o scrivendo punto esclamativo form. Che cosa intendo per la cosa più figa che tu abbia mai costruito? Per costruire io intendo qualcosa che tu hai costruito con le tue mani, qualcosa che hai fatto, qualcosa che hai fatto di fisico. Infatti qua ho scritto, ad esempio, una struttura, hai costruito un'altalena con i tuoi amici? Mandala. Ad esempio un casco per un cosplay, hai fatto un cosplay tutto tuo a mano? Mandala. Hai fatto una statua con l'argilla? Mandala. Usa la fantasia e provate a ricordare qualcosa che avete costruito. Cosa non va bene? Qualcosa di prefabbricato, ad esempio un Nerf in cui grazie alle istruzioni riesci a costruirlo. Ti arriva con le istruzioni, quello che è un puzzle ad esempio, tu cioè e là non è una cosa creativa, è una cosa molto... hai le istruzioni là. Non Lego, non fraintendetemi, io adoro i Lego, mi piacciono da morire, ne ho un botto di là e li adoro, però poi il form si riempirebbe di Lego. Qua ho scritto qualcosa fatto al computer, come un villaggio su Minecraft ad esempio, perché ho bisogno di qualcosa IRL. Però voglio accettare qualcosa fatta al computer, tipo i render 3D, fatta al computer, ma solo render 3D. Ok? Solo render 3D. Se il puzzle non l'ho fatto a mano ma con stampante 3D, va bene. Quindi va bene, va bene. Se il puzzle l'hai stampato in stampante 3D, alla grande.
Lo spaventapasseri del castello errante di Howl. Ecco, questo sarebbe stato incredibile. Dicevo, quindi avete già inventiva, avete capito bene o male cosa si deve mandare. Io vi invito a non trollare, perché questa non è la live giusta per trollare. Ce n'è altre live dove potete sfogare la vostra irrefrenabile voglia di trollare. E tipo una scatoletta, sì? Sì, sì, se l'hai realizzata tu a mano, sì. No, i disegni, no, ragazzi, lo rispecifico nel form. Disegni e musica, no. Non perché non mi piacciono, ma perché li considero arte e ci vorrebbe una live dedicata a parte per musica e disegni, che un giorno faremo. Musica e disegni un giorno la faremo. Costruzione fatta in un videogioco, l'ho specificato qua. Come un villaggio su Minecraft, ad esempio, no. Direi solo render 3D, quindi qualcosa che hai modellato tu a mano in un software di 3D. I Roblox non è un software di 3D, va bene? Modellino di un palazzo già esistente, se ha le istruzioni per costruirlo, direi di no. Signori, intanto grazie a Rushi per il nono mese. Ti ringrazio di questi mesi insieme alle tue live. Grazie di cuore, bello mio, benvenuto in live. Oh, se avete il Prime, fate la sub. Io sto progettando una spada da creare con la stampante 3D. Quella sarebbe bellissima. Signori, direi che possiamo aprire il form. Apriamolo fra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Va bene tutto, basta che sia stato fatto da voi, costruito. Se avete dei dubbi, leggete qua tutto quanto. E, ad esempio, in argilla. In argilla. Leggete prima le regole e qua dovete mandare. Intanto, come ti chiami? No, come ti chiami non deve essere un file, sono stupido. Come ti chiami non essere un file, ma... short answer, perfetto. Come ti chiami, di cosa si tratta e invia la foto qua. E dovrebbe funzionare adesso. Vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Bobobom. Perfetto, funziona. Così potete iniziare a mandare tutto quanto. Intanto che vi preparate a inviare le cose, grazie a Silvi per il quinto mese. Grazie di cuore. Bentornata, suppongo. Devono implementare i pronomi vicino al nickname Twitch, così posso sapere come chiamarvi. Non è una stupidaggine. Non sarebbe male, in realtà, eh. Però poi la gente trollerebbe. Puoi mettere che si può aggiungere più di un file? Ush, non l'ho fatto? Ah, fuck. Facciamo massimo 5 file, così potete mettere più foto se ci sono più angolazioni. Una parrucca va benissimo. Rana cicciotta con l'argilla va benissimo. Ci vado per trollare. Va bene, va bene, va bene. Ogni volta che ci subiamo scriviamo Sheher. Sì, ormai deciso. Leucci83, dovevi specificare i tuoi pronomi. Da ora in poi sarai Sheher. Grazie Leucci83, ti ringrazio carissima per... No, grazie di cuore, bro, per il tier 1, davvero. Benvenuto, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram, brother. Devo prendermi dell'acqua intanto che mandate le risposte. Tra l'altro, regà, è un periodo bellissimo, settembre, ottobre, dicembre, perché stanno arrivando un sacco di progetti a cui abbiamo lavorato in questi mesi, e uno di questi sarà un format live con Sedia, di cui già avevamo parlato tempo fa, però non vedo l'ora di iniziarlo. C'ho un hype per questo format qui su Twitch, vi divertirete, fidatevi. Dillo a chi va a scuola, pagliaccio. Lo so, però almeno la sera avete il modo in cui... potete rilassarvi tramite le live, no? Poi ci sono comunque i video. Allora, vi ricordo, se avete domande, qua trovate tutto quanto. Ci sono due Alice, questi sono i counter dei nomi. Ci sono due Alice, perfetto. Individual. Allora, intanto, come ti chiami? Penso Mary. Piccolo lavoretto fatto in quinta elementare. Vai, Mary. Il form lascia mettere solo un'immagine. Perché lascia mettere solo un'immagine, perdonami? Ciao, Prince. A me da PC non lo fa fare. No, vedi, a me fa mettere tutto, quindi boh. Vabbè. Pa. Dicevo, Marizzo, piccolo lavoretto fatto in quinta elementare. Quinta elementare, ho letto male? Non è vero, mi ha fatto mettere 5 immagini, perfetto.
fatto in quinta elementare. Tu in quinta elementare hai fatto questa cosa, ma è bellissimo. Io in quinta elementare probabilmente sbavavo e basta. Per essere in quinta elementare è tantissima roba. No, è effettivamente tantissima roba per essere in quinta elementare. È fatto bene. Immagino sia tutto pitturatino a mano, pure modellato. Ma è fatto da Dio, Cristo Santo. Cioè, io, vabbè, ci sarà l'aiuto delle maestre o dei tuoi genitori. Non penso che l'hai fatto guardando un tutorial su YouTube. Oh, Kevini, alle superiori, quarto e quinto, insieme al nostro prof abbiamo fatto un super mega cabinato con tutti gli emulatori fino alla PS2. Tu sei il Kevin che conosco io, perché sei il Kevin che conosco io ho giocato con questo cabinato. Io ho un ricordo di aver fatto un sì, penso sei il Kevin Lagona, sì, sei tu. E Kevin veniva a scuola con me alle superiori, non andavamo in classe insieme, ma andavamo nella stessa scuola. E avevano costruito questo cabinato spettacolare con tutti gli emulatori fino alla PS2, utilizzando i banchi brutti della scuola, monitor non utilizzato e robe varie, tra cui grafiche e stampe fatte da noi. I tasti e le stick li abbiamo pure montati e settati noi. Inutile dire, sicuramente è una cosa più figa che ho fatto do it yourself. L'hai provato, quindi dimmi te che te ne pare. Appunto, io l'ho provato, non mi ricordo cosa ho giocato, mi sa ho giocato a Bomberman con Daniele. È bellissimo, bellissimo. Cioè, pensate che questa cosa è stata fatta con i banchi di scuola. Ora, io andavo in un industriale in cui facevo grafica, Kevin faceva informatica, però c'era questo Fab Lab nella nostra scuola che era un laboratorio dove si lavorava in roba informatica, soprattutto stampanti 3D, mi ricordo. Anche da me c'è il Fab Lab, allora immagino sarà qualche cosa di qualche brevetto europeo che comunque dà dei soldi per questa roba. Sta di fatto che era bellissimo perché era sto laboratorio con un sacco di roba, ma va la crafting table sto tipo, esatto. È venuto bellissimo, le grafiche stampate da voi sono bellissime. Io l'ho provato e funzionava bene, mi ricordo. Non mi ricordavo caricasse tutti i giochi fino alla PS2. Non mi ricordavo. Pensavo fosse il classico ormai cabinato che trovi in tutte le sale giochi, che c'ha tutti i giochi vecchi per cabinati emulati, che ce n'è di tutti i tipi, veramente. Per un periodo l'ho voluto anch'io. Ermene Pierfranco, ascia, hai fatto un'ascia? Ah, ok, pensavo un'ascia vera. Devo essere onesto, pensavo fosse un'ascia vera. Per un momento pensavo fosse tipo il... Tipo mi sono immaginato tu che vivi in, come un boscaiolo e che quindi... Non lo so, tipo questa fosse una vera ascia, però va bene, è un'ascia cosplay, ci sta. Perché cosplay era? Mo sono curioso. Non mi penso God of War, suppongo, perché è un'ascia 2, poi magari tipo Beric di Paladins. Non so perché ho tirato fuori questo personaggio di questo gioco, che non so quante persone conoscano, però c'era questo personaggio chiamato Beric, che non aveva un'ascia. Allora sono stupido, ho unito Beric di Paladins con Gimli. Perfetto, ho unito Beric di Paladins con Gimli. Sono pazzo, ho skippato. Importante, fatto per il meme, mai usato. Bro? Ah, aspettate che cambio l'audio, però. Bro? Continuerò a ripetere bro perché questa cosa è un po' strana, eh. Ammetto che questa cosa è un po' strana. Poi, non fa male, tipo... Non voglio entrare in discorsi sessuali, ma non fa... Cioè, non è tipo... Vabbè, niente, oddio, ma perché sto parlando di questa cosa? Non voglio parlarci. Va bene. Niki la paparella, il suo fidanzato è camera sua, salva da me per le banconote del letto di zio Pere e zio Limone. Cosa, scusami? Ah. Questa è una vera pera e un vero limone. Sono come due anziani a letto che stanno morendo. E che questi sono tipo i loro... loro che piano piano vanno in putrefazione. Cioè, ti rendi conto che piano piano marciranno, tipo, e poi ci andranno le formiche. Io starei attento al letto di zio Pera e zio Limone. E zia Limone, perché... No, è tipo la famiglia... Come si chiamano? Casa Viannello.
Una statua origami di un cigno fatta di singoli moduli triangolari fatta da me e un mio amico. Come si fa questa cosa? Penso che abbiate guardato un tutorial. What the fuck? Ok, io di origami ne ho visti tanti, ma alcuni particolari che tipo devi fare unendo... Porca troia, pare un angelo alla Evangelion. Come si fa? Come cazzo si fa a fare sta roba? Sembra un Pokémon. Oddio, tu parli di moduli triangolari, Silvia. Origami con moduli triangolari, sono curioso. Tanta pazienza. Moduli triangolari. Origami modulari. Cioè, praticamente tu devi prendere i pezzi e trasformarli in questo quadratino che poi chiudi. C'è un video di Frafrog, ok. Oh mio Dio, sembra una delle cose più difficili del mondo. Ciao Salsi, grazie del Prime, carissimo, carissima. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram, ti ringrazio del supporto, davvero. Cioè, guarda che roba. Puttana Eva, non so se l'hai fatto dopo il video di Frafrog, però boh. Io ne ho iniziato uno, ma poi ho rinunciato. Niente, va bene. Boh, complimenti, davvero. Veramente complimenti. Picco model 3D di un robot. Uso Blender da una settimana, quindi sono noob. Samuele, tu usi Blender da una settimana? Allora, io ho Alice che sta facendo un esame di 3D, quindi in questo ultimo mese con il suo portatilino si è messa a studiare un poco di cose di 3D. Io non ho idea di come funzioni modellare in 3D, però lei ha realizzato delle cose molto fighe, tipo di recente ha fatto un hot dog su Blender, Alice, che ve lo faccio vedere perché io lo adoro, è bellissimo. Aspettate un attimo, lo devo trovare. Se c'è ancora nelle storie, non c'è più, me l'avrà mandato su WhatsApp sicuramente. Sta di fatto che per me è estremamente difficile fare... Ecco, questo è l'hot dog che ha fatto. Questo. Dai, fallo vedere. È questo qua? Che a me piace da morire perché sono bellissimi queste cosine fatte così, sono spettacolari. Però tu usi Blender da una settimana, Samuele, e hai fatto questo. Da foto profilo Discord, sì, è bellissimo. Che poldo che lo mangerebbe, vero. Vero, vero, vero. Sì, Alice è la mia ragazza, effettivamente per alcuni sì, perde la lore. Però sì, cioè, wow, per una settimana è incredibile. Sedia l'ha messo nelle storie. Sì, sì, perché gli ha consigliato lui di farlo. Spada a forma di ventaglio di Madara Uchiha. Naruto? Sì, è quello di Naruto. Oddio, è impossibile l'abbia fatto in una settimana. Ha detto che usa Blender da una settimana. Magari è, non lo so, è tipo... Neanche l'interfaccia di Blender capisci in una settimana. Magari ha guardato un tutorial, eh. Però questa è molto carina. A me... probabilmente lavora già in 3D. Dai, Alice, non essere gelosa. E dicevo... Io adoro queste cose di cosplay. Mi stavo concentrando sul fatto che fosse un manico di scopa, perché alcuni sono veramente difficili da fare, da tenere in piedi senza che si rompano. Poi arrivano in fiera, si fanno la fila, stanno tutto il giorno là con queste cose. Madonna, io non ce la farei mai. Maschera di Doro e Doro in cartapesta. Wow. Cartapesta, una di quelle cose. Intanto Melissa, complimenti perché è bellissimo. E la carta pesta è un'altra di quelle cose che io dico, boh ragazzi, ma come cazzo fate ad avere la pazienza di sta là, pittura bene, cioè, oh mio Dio, cioè, o sono io che sono diventato per colpa di Photoshop, tipo se non ho il Ctrl Z impazzisco perché ho bisogno di fare le cose impulsive, al massimo tornare indietro, cioè qua sbagli un attimo, ti metti a piangere. Io una volta ho fatto una maschera di carta pesta con un palloncino, tipo che poi lo scoppiavi e rimaneva tutta la palla. Vabbè, questa è molto bello, Melissa, davvero complimenti perché è bellissimo. Questa gente ha tanto tempo libero e magari lo fa per lavoro.
Ciao, è il torero di Twitch, grazie del Prime, bello, entra nel gruppo Telegram, punto esclamativo Telegram, grazie di cuore brother per la sub, benvenuto, grazie del supporto. Sebastiano ha fatto un portacassa per mensola. Bro, è semplicissimo ma mi piace da morire. Io ho fatto una cosa simile. Allora, come te, avevo bisogno di qualcosa di semplice in legno e ho fatto questo, che praticamente lo uso per tenere il telefono. Io qua metto il telefono, qui di lato, vedete, e praticamente lo tengo in piedi, tipo per stare al telefono quando sono in videochiamata o altro, ma non è vero perché l'ho comprato da Ikea. Mi dispiace ragazzi, non volevo mentirvi, però è per farvi capire che questi cosini in legno sono utili. Questo è un portacassa che tu infili nella mensola e tieni la cassa appoggiata là. Ma come fai a infilarla là? Penso scendo dei gancini. Bro, è bellissimo. È così, a parte sì, vabbè, il cubo Poldo che non stiamo commentando, Seba. È bellissimo. Scusate, è rotto. È meraviglioso. È pure utile, cazzo, perché tu ti tieni la cassa qua, poi immagino ci attacchi il cavo e la ricarichi. È bellissimo, bro. È bellissimo. Non è un cubo. Piramide. Piramide. Scusatemi. Scusatemi. Minifigure di FNAF fatta in plastilina. Sono bellissimi. Sono stracibi. Porca troia. Non me li aspettavo. Questo in particolare è bellissimo. Vabbè, sono io che c'ho un debole verso i pulcini con la faccia da idioti. La chat che si riempie di arf 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 arf. No, però sono molto bellini. Io una volta provai a fare... Da piccolo vi racconto questa storia, scusate, vi riempio di aneddoti inutili su di me, divento logorroico e molto narcisista, però quando ero piccolo io impazzivo per Rayman, e Rayman 3 era il mio videogioco preferito, e poi dopo impazzii per Rayman Raving Rabbids, perché mi piacevano da morire i conigli. Io adoravo questi conigli bianchi della saga di Rayman, nonostante molti odiano questo gioco, a me... aveva fatto impazzire comunque, mi era piaciuto lo stesso. E madonna, questi qua quando finivi nella prigione sottoterra, lui bellissimo. E praticamente dopo un poco questi Rabbids sono diventati un brand a tutti gli effetti, hanno fatto un sacco di giochi, vedi Party Legends, Rabbids Go Home, che è uno dei miei giochi preferiti con una colonna sonora bellissima. E c'era un periodo dove avevano iniziato a circolare in edicola queste minifigure dei Rabbids, eccole qua, sono esattamente queste, ve le faccio vedere. E sono esattamente queste qua, io le avevo tutte, le avevo collezionate tutte quante. Madonna, questa qua con di cantante lirica, questo cinesino col cappello, l'igloo me lo ricordo, bellissimo, il faraone che qua non c'è tra l'altro, me li ricordo, il canguro per l'Australia, praticamente era il giro del mondo fatto coi Rabbids, io impazzivo per queste cosine, e mi ricordo anche la bustina che era tutta blu, esattamente, era questa, avevi la carta per ognuno di questi cose, ce li ho ancora a casa in Sicilia conservati da qualche parte. E ricordo che mi piacevano così tanto che avevo deciso di imparare a usare la plastilina per realizzarne un sacco di diversi. Ah, eccola qua la mummia comunque da mettere nel sarcofago. Per realizzarne un sacco di diversi da... Non questi qua, ma tipo quelli che venivano dal gioco, e farmi la mega collezione di questi fatti da me. Ovviamente erano venuti una merda perché utilizzavo la plastilina, ne ho fatto uno, ha fatto cagare, mi sono messo a piangere. È arrivato mio padre che mi ha abbracciato, mi si è messo al tavola con me, mi ha dato una mano e ha usato degli stuzzicadenti per tenere in piedi tutto questo coso ecomostro che avevo fatto. Avevo tipo 7-8 anni. Questo ecomostro che avevo fatto, avevo usato tutti gli stuzzicanti per tenerlo in piedi. Faceva comunque cacare, però mio papà in modo Walson mi aveva dato una mano. Solo che niente, l'avevo fatto veramente una merda, ero troppo piccolo e quindi niente, ho abbandonato questo progetto. Però tutt'oggi i Rabbids mi piacciono. Dovrei recuperarmi gli ultimi capitoli usciti della saga. Comunque brava Alice per i cosi di FNAF.
Andiamo avanti. Tuo padre adesso conosce la lore dei Rabbids. No, io un ricordo bellissimo di mio padre. Io avevo dei guantoni a casa di, parlando di Poldo Piccolo, guanti la cosa, Fantastici 4. Io avevo questi, non erano i piedi ma esattamente questi. Praticamente cos'erano? Non erano sti guanti della cosa dei Fantastici 4 che tu colpivi e facevano un suono. Io li avevo nascosti in camera e ricordo di, mentre giocavo a Rayman 3, di non riuscire a superare una parte dove i nemici erano troppo forti. Mi arrabbiavo, sbattevo il controller e a un certo punto mi arrabbio così tanto che arriva mio padre e mi fa: che succede? Che cosa sta succedendo? Non riesco a battere questi cosi. E mio papà arriva: ci penso io, vai in cucina, cioè in camera mia, prende questi guanti, si avvicina alla televisione in questi guanti e inizia a picchiare la televisione dove c'erano i nemici. Sono quei ricordi che ho nascosti nell'anticamera del cervello di cose che sono accadute. Però sì, in generale mio padre è una persona molto wholesome con me, lo è sempre stato. E questi ricordi che ho nella testa sono bellissimi, ecco, bellissimi. Va bene, andiamo avanti dopo questo momento throwback Poldo. Per Asila, porta gioia fatta all'uncinetto, padre di Poldo mio padre, ecco. Bellissimo così. Ah, scusa, ho reagito veramente troppo. Sei fottutamente carino, cazzo. È un porta anelli, porta gioie. È bellissimo. Me ne regali uno. È bellissimo. È stracarino, cazzo. C'è il paperino messo là in mezzo a questo nido. È stupendo. E io c'ho il debole per i paperotti. Tra l'altro la mia immagine profilo adesso su Discord è il piccione di Friends vs Friends, tanto per non farci mancare nulla. Comunque è meraviglioso Asila, complimenti. Tra l'altro Asila, non avevo mai sentito come nome. Susi fatta di carta. Ho letto Surri per un momento, invece Susi. Per un momento ho sperato fosse Susi di Gumball, questo personaggio, tra l'altro meraviglioso se posso, cioè veramente un personaggio geniale di Gumball. Per un momento ho sperato fosse Susi di Gumball, e invece no, è un gatto. È molto carino, tra l'altro, è fatto con la carta in 3D. Ah, con la colla stick, madonna, quando poi si attaccavano tipo i pelucchi alla colla stick, che ricordi bruttissimi. E Nettuno, l'ho fatto io con stampante 3D dalla scuola e l'ho montato a mano, ci ho messo tipo 3 mesi. Salutiamo Susi senza offese. No, è molto bello. Pensavo fosse Nettuno il dio, invece è il pianeta. È venuto molto bene, c'è anche il sole qui dietro. Molto figo. Puzzle stampato in 3D, cazzo. Molto figo, ma è vuoto all'interno, suppongo. Come funzionano i puzzle 3D? Li ho visti che li faceva la Ravensburger, mi pare. Però non li ho mai approfonditi. Ciao Crystal X, grazie 177, grazie del Prime, carissimo, carissima, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram, e grazie a Marges Noia per il 40 bit. Un vaso abbastanza particolare, vediamo Letizia. Fa molto Berserk, però è venuto figo, a me piace, soprattutto questo nasone qua e questo... L'occhio e il tappo, mio Dio, l'ho capito adesso, è bellissimo, adesso ha più valore. È incredibile, è veramente figo. Fa molto Berserk, sai, il ciondolo. Figo, figo, figo. Molto surrealista. Mi chiamo Corinne, sono delle cose fatte da me all'uncinetto. Corinne sono bellissime. L'uncinetto è un'altra di quelle cose molto fighe che ho visto fare roba fuori di testa. Tipo chi si fa le sciarpe da soli, ho parlato malissimo, tipo i centrini, tipo le nonne che hanno tempo da perdere, che carine le nonne. Mi chiamo Liv, scusami, perdoni, che problema c'è? Liv è un bel nome. Ho solo questo, non sono tanto bravo a costruire, comunque Minecraft Sheher. Ok, carino, è un Lego comunque, preferirei comunque ragazzi Lego no, perché sennò le forme si riempie. Finn, come primo tentativo della mia vita per un cosplay da fauno. Dimmi che è il fauno, bellissimo. Cazzo, ma ti è venuto proprio bene. Che cosa hai usato? Sembra tipo pezzi di bottiglia. No, il cazzo pezzi di bottiglia. È cartone. È tipo cartone. E questo è un cerchietto, bello. Spero che tu ti stia travestendo dal fauno di delle Cronache di Narnia. È una nave prefabbricata. Vai. Se non aveva le istruzioni. Però è venuta molto bene. Ah, è tutta in cartone, figa. Io ho i dinosauri che mi ha regalato Alice. Alice mi ha regalato i dinosauri. Sai i dinosauri di legno in 3D? Dinosauri 3D di legno. Mi ha regalato 4 dinosauri di legno.
esattamente questi quattro dinosauri. E ho montato il tirannosauro e lui, il bronchiosauro. Mi mancano questi due. Perché devo trovare un momento libero per farli. Sono una brutta persona. Ciao Boga, grazie del Prime. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Benvenuto, benvenuta. Ho cucito un berretto a sei falde in feltro alle medie. La prof ci iscrisse a un concorso e lo vinsi pure. Penso perché è diverso dagli altri, tipo per la cucitura alternativa verso l'esterno fatta involontariamente, lol. Un berretto a sei falde in feltro alle medie. Cioè, tu hai fatto alle medie questa cosa? Io alle medie, ragazzi, sbavavo e basta, penso. Si chiama stegosauro, scusatemi, volevo dire lo stegosauro, perdonatemi. Bronchiosauro è l'altro. Io alle medie sbavavo, non facevo... questo cappello è bellissimo, lo indosserei pure... No, io sbavavo e basta, non facevo altro alle medie. Questi fanno i cappelli. Wow. Wow, davvero. Marisu che regala Sabba Palmucci, va bene, grazie. Modellino di carta, vai. Ma in che medie siete andati? Però io non facevo nulla. Bellissimo. L'hai fatto te, ma è bellissimo. Ci vuole una pazienza e una precisione per fare questa roba che io impazzirei. Io quando provo a fare ste robe a mano con la carta, io se non ho il control Z impazzisco, non ce la faccio. Riccardo, una falce a doppia lama, per un cosplay suppongo. Per un cosplay, tu mi hai scritto falce a doppia lama perché dirai non conoscerà Soul Heater. E invece io ho visto tutto Soul Heater e ho visto però l'anime quando lo davano su Italia 1. Non ho letto il manga, molti mi hanno detto che era da recuperare. Però è molto figa, molto molto figa, ti è venuta molto bene. Bello, 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 tutti questi pezzi di cosplay. Il cosplay più figo che ho visto rimarrà il Minotauro delle Cronache di Narnia. Che questo tizio si era costruito i trampoli per camminare sta mega roba, pelliccia da bufalo e da bisonte, bufalo, che cazzo era. E dal naso aveva due buchi e la macchina per sparare il fumo. E quindi gli usciva tipo il fumo, come tipo il classico toro, bufalo che cammina su due zampe. È bellissimo! È Bimo, è un casco di Bimo di Adventure Time. Bimo è uno dei miei personaggi preferiti di tutto Adventure Time. Anche se io di Adventure Time adoro ogni singolo personaggio. È bellissimo. È bellissimo. Devo tatuarmi Bimo da qualche parte, tra l'altro. Devo tatuarmi Bimo da qualche parte. Devo ricordarmi, lo dico sempre, ma alla fine non lo faccio. Devo farlo, appena non lo faccio. È bellissimo, davvero, è meraviglioso. E tra l'altro è bello che sia come... Io avevo il cappello di Bimo, tipo così, che c'era Bimo qua sopra. Che bello. Hai visto lo spin-off? No, me lo sto conservando. Bimo è uno dei personaggi preferiti di chiunque. Tra l'altro la voce inglese di Bimo è bellissima, che è tipo più femminile, molto bambinesca. Anche quella di... Lo amo, immaginavo, Alice. Anche quella italiana di Bimo è bella, ma quella inglese è meravigliosa, è perfetta. Quando poi canta... will happen, happening happen. Là diventa tipo i pianti. Arduino. Oh, certo che conosco Arduino. Figo, e Arduino tra l'altro è la salvezza delle scuole per fare informatica, perché ti fa imparare tantissime robe. E io ho visto costruire roba fighissima con Arduino dai miei compagni delle superiori che facevano informatica, io facevo grafica. Asciugamano, l'hai fatto tu? Guarda Marco, allora io credo che questo asciugamano non l'abbia fatto tu, ma se l'hai fatto tu, complimenti, ti ci vedo bene a lavorare nelle fabbriche in India, perché è veramente perfetto. Era un cosplay per mio fratello che abbiamo fatto insieme nel 2014. È molto rovinato, però è ancora bello. Tu hai fatto un cosplay con tuo fratello, che cosa bellissima. Ah, pure di Minecraft. Ti è venuto benissimo. Pure, ah, qua la cosa per guardare. È bellissimo. Complimenti. Ci vuole una precisione per fare una cosa del genere. Io non c'ho la pazienza, non c'ho veramente la pazienza. Io facevo il casco dell'uomo Pandoro. Io per anni fui l'uomo Pandoro. Inviavo le foto su WhatsApp ai miei amici, tipo di io con lo scatolo del Pandoro in testa con il buco, scrivendo tipo un messaggio, e poi mi firmavo l'uomo Pandoro perché avevo questo casco in testa. Sono un coglione! Ma l'abbiamo fatto tutti, suppongo. È un face shell per il cosplay di Spider-Man di Miles Morales, pieno di scotch, ma tanto sotto la maschera non si vede. Ciò è il migliore.
Ok, chiaro, perché se ti metti la maschera di Miles Morales, non ci ho mai ragionato, ti si vede tipo il naso e viene bruttissimo. Invece questo serve per tenerla piatta. Geniale. Da oggi Paul dell'Uomo Pandoro. Ah, per dicembre la faccio una live come Uomo Pandoro. Guanto Poazzo, il ritorno dell'Uomo Pandoro dopo 10 anni. L'hai fatto tu! Ti manca una gemma dell'infinito. Sembrano caramelle queste cose, sono... è bellissimo. Sai che ti è venuto da Dio? Come cazzo l'hai fatto? Qua vedo tipo colla a caldo, cazzo. È cicciotto, vabbè dai, non c'ha la mano di Thanos, eh. Però per me è venuto bene. Meno male, manca la gemma. Vedi, porca miseria, se no era pericoloso, non si mandano le armi. Un teatrino con effetti LED, fumo, eccetera, eccetera, cosa? Questa live è meravigliosa, ragazzi. Vorrei fare una parte 2, vorrei continuare per ore e ore, sto scoprendo cose. Tu hai fatto un teatrino chiamato Spettacolo Viaggianti con LED, fumo, eccetera, eccetera. È bellissimo, bro. Vorrei vederlo in azione, sono molto curioso di vederlo in azione. Film fatto a mano perché la stampante non andava. Oh, venuto molto bene. Venuto molto bene, tanto col faccione. È lo spin-off di Minecraft, tecnicamente. Mini pixel art, non disegnate spille con i tappi delle birre. Io ho fatto la nuca, e tra l'altro sono bellissimi. Queste cose, non mi ricordo come si chiama, però mi pare si fa col ferro da stiro. Aiutatemi col nome. Si fa col ferro da stiro, non mi viene il nome di questa cosa. I pisla, bravissimo, si chiamano i pisla. E... Che dicevo? E... non mi ricordo che dicevo. Ah, che io avevo fatto la nuca cola. Sì, sì, sono i pisla. Io avevo fatto la nuca cola di Fallout. Avevo preso una vecchia, una Coca-Cola in vetro. Avevo stampato tutta la cosa esterna. Ce l'ho ancora a casa. E avevo praticamente sostituito l'etichetta esterna con quella della nuca cola. Avevo fatto tutto il tappo a mano col pennello. Bellissimo, che ricordi. Ho fatto questa barchetta. No fucking way! Gino Banano, ma che cos'è? Ma com'è fatto? Allora, ci sono questi cucchiai che girano, penso perché si tirano uno a vicenda e si crea questo moto. È geniale. È veramente geniale. Ho bisogno di vedere un video su come fare questa cosa. È bellissimo. È mega figo, che bello essere giovani e fare queste cose. Mi piace da morire questa roba, questa creatività. Giovanni Popazzo, scusami Poto, mi inchino a te, non l'ho fatto da zero, ma ho aggiunto il mantellino e messo le biglie, le bigle che suonano dietro. Immagino biglie. È comunque bellino, l'ho apprezzato. Kerf bro, grazie per le 11 sub regalate. Grazie di cuore per le 11 sub regalate. Grazie di cuore per le 11 sub regalate, brother. Tocca che vi do lo spoiler del video a fine live. Vabbè, raga, rimanete sintonizzati che vi parlerò del perché ci ho messo 4 mesi a fare un video. Kerf ha fatto l'eroe. Grazie di cuore, brother, per le 11 sub regalate. Raga, ringraziate chi l'ha ottenuto. A fine live vi spammo verso le 22. Vi do lo spoiler. Grazie ancora, Kerf. Ciao, Sara. Per scuola ho realizzato da zero un giardino zen. Literally? Bellissimo. No, mio Dio, questa è tipo una sabbietta in cui hai esposti tutte le robe. È bellissimo. È carinissimo, è fottutamente carino questo. Ripeto, io mi metto tipo a pensare, io che provo a farlo e non ce la farei mai. Non ce la farei veramente mai. Andrea, questo è un trespolo per il pappagallo. Mi annoiavo e gli voglio un mondo di bene. È troppo carino, ma l'hai fatto te. Cazzo, ti è venuto da Dio. Ora sono curioso di vedere il pappagallo. Me lo mandi su Instagram, bro? Me lo mandi su Instagram. Sono quella fuori di testa che hai fatto ti regalare i concerti. Dei capelli che ho fatto un po' di tempo fa. Non tante cose così. Ah, mi ricordo, tu ci hai regalato tipo una lumaca. È bellissima, è un cappello da Toad.
con il mantello, tipo, è bellissimo Dale, davvero, è meraviglioso. Cappello Toad. Gallo, quando avevo 10 anni sono riuscito a fare un aereo di cartone in cui stava mio padre. Scusa? Ah, non ho più la foto. Un aereo di cartone in cui ci stava mio padre. Cioè, quanto cazzo era grande o piccolo tuo padre a questo punto? Wow. Wow. Ciao Enea, sono una mano, la faccia di un bambino, una bocca in terracotta e un leone fatto in gesso. In gesso? Vabbè, questa è scultura effettiva in gesso. Porca puttana, Enea. Ho appena visto che ho donato più di 800 sub. Ho visto, Kerf, sei un folle, sei un pazzo. Ormai sei imbattibile, penso, come sei il primo donator del canale, non ti batte nessuno. Comunque, è veramente figa, perché questa è proprio scultura effettiva. Qua ci vuole una pazienza della Madonna, complimenti. Sangue finto per sicurezza, una maschera fatta con il lattice liquido dipingendola a mano. Sai che è molto creepy e ben fatta? Fa molto tipo prop da film horror, venuta molto bene, complimenti. Papera! Vediamo che cos'è. Damn, bro. Damn, bro, è dannatamente carina, cazzo, è dannatamente carina, Giovanna, è dannatamente adorabile questa paperina, ti complimenti, intanto buonasera paperina, benvenuta in live, spero si stia trovando bene, le auguro un buon proseguimento di giornata, bisogna essere sempre polite con le papere. Guido, vasetto di argilla che avevo creato alle elementari ma con l'alluvione si è distrutto. No. Per l'alluvione in Romagna, immagino. Cazzo, brother. Raga, F in chat per il vasetto di Guido che è andato via per l'alluvione. Mi sarebbe piaciuto tanto vederlo, però F, bro. Davvero F. Lego Custom. Io ho questo identico Lego di là. Ce l'ho identico. Proprio perfettamente identico. È il bonsai della Lego. Molto figo. Sopraelevata. Una costruzione fatta da 4-3 piedi. Una piattaforma e una tenda canadese sopra. Costruito tutto con nodi e chiodi. What? Fa gli scout, immagino. Una costruzione fatta da 4 sopraelevata. 4-3 piedi di 3-4 metri. Una piattaforma e una tenda canadese sopra. Immagino sia tipo questa. Agli scout pure io la feci. Cacca. Scusa, mi dispiace, sono un banale, volgare. Comunque, wow. Comunque wow. Gli scout sono tipo il next level del campeggio. Bellissimo. Non so se andava messo cosa il file. Comunque mi chiamo Chiara ed è una statuetta del pupazzo su Issues dei Korn fatta col DAS. Bellissimo, ho capito, tipo. Ma ti è venuta pure benissimo. Certo, farla di stoffa sarebbe stato tipo il next step accuratissimo. Però è venuto da Dio. È venuto veramente bene. Complimenti, Chiara. Veramente accuratissimo. Progetto di arte di una lampada. Ho scelto di farla di Pac-Man. Hai fatto una lampada? Tu hai costruito una lampada prendendo un pallone da basket giallo, bucandolo per fare Pac-Man, forse un po' troppo grande l'apertura della bocca. Gli hai fatto è bellissimo. Anch'io vorrei fare una lampada. Cosa c'è sotto alla lampada? Che vuol dire? Boh, però è bella, a me piace. È una palla da basket. Ma è bella, a me piace onestamente, è figa. Creativa pure la strutturina e qua la lampadina. Boh, sei la prima persona, Gianmaria, che vedo costruire una lampada. Dove ha trovato le lampadine? Ma in ferramenta, suppongo, non lo so. Sandwich con i pisla. Quindi non si può mangiare. Pure a strati l'hai fatto. Oh mio Dio, sei pazzo, è bellissimo. Complimenti, complimenti, Sibilla. Complimenti, complimenti. Una nave. Ciao Oliver, grazie del Prime. Carissimo, carissima punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Io ho questa nave identica a casa.
questa nave identica. Vediamo se sei iscritto. Iscritto e campanellina. Bravo Jacopo. Bravo Jacopo. Bravissimo. Xeno, una piccola cosetta fatta con la stampante 3D. Poldo, tu hai tutto. E ti giuro che ce l'ho, era di mio padre. Non ho capito. È fatta con la stampante 3D. Prendete dei buchi in mezzo e in base a ciò che gli metto dentro il buco cambia texture. Ah, ok, ho capito. È tipo uno stampino. Figo, figo, figo. Nuovo sub goal. Dobbiamo metterlo. Ciao Strumi, grazie per i 100 bit, carissimo, carissima. Grazie di cuore. Devo stare attento con questa cosa dei pronomi, cazzo. Sara, un modellino di un palazzo per un progetto di superiori. Non c'erano istruzioni, dovevamo noi cercare la piantina e i materiali. Porca puttana, è fatto benissimo. Ripeto, ci vuole una precisione per fare una cosa del genere. Che io non ce la faccio, cioè non ce la farei mai. Non so quanti ci sono in chat come me che tipo vedono ste cose e dicono: boh, io non ce la farei mai. Ah, ma tu mi sa che hai fatto, Sara, anche l'origami modulare, triangolare, tipo, lo vedo là dietro. Bravissima, bravissima davvero. Roberto, ci ho messo 40 anni ma ne vale la pena. Se è una foto di una merda, ecco, perfetto, grande Roberto. Non era una foto di una merda, però. È una scatoletta in cui metto i bigliettini per copiare nelle verifiche. L'ho fatta durante i compiti di francese. Ci ho messo un'ora e mezza a farlo e ho schierato molto. Andrea. Questa è una scatoletta per copiare specificatamente ai compiti di francese. Carissima, ma perché devi copiare solo ai compiti di francese? Ah no, l'hai fatta durante i compiti di francese, perdonami, ho capito molto male. È molto sgamabile però, non lo so, ho questa impressione. Apetta di Minecraft. The Amber. È dannatamente adorabile, Alessandra. È dannatamente adorabile. È troppo carina questa petta. Complimenti. Niente, mi soffermerò sulle cose adorabili. Questa è Sparta, sono scemo e ho inviato la foto del nome. Sono Ale. Ciao Ale. L'hai fatta tu? Sembra molto prefabbricata. Ti darò il beneficio del dubbio. Una katana low cost. L'hai fatta tu? Anche a te voglio dare il beneficio del dubbio. Perché non sembra molto DIY. Ho costruito con il DAS la testa della mia gatta. Oh no, sarà cursatissimo. Scusa, non volevo prenderti in giro, ma è esattamente come me l'aspettavo. Damn, ti sta guardando nell'anima. Tipo, mo il tuo gatto è veramente così, tipo, identico, con questi tipo occhi gialli enormi. Spero che il tuo gatto non sia così. Esatto, tipo, in realtà mo il gatto è veramente così, tipo, spaventosissimo, che ti fissa nella notte, ti vuole uccidere. Esther, è una fursuit. Oh shit, fatta da te, eh? Ma le fursuit se le fanno loro? Come funziona? Tanto è... un modellino di motocicletta. Scusate per lo sbadiglio. Damn! Molto figo. Hai pneumatici molto piccoli. Costruito con pezzi di metallo vari, come esempio cucchiaino o bulloni. Ah! Ah, cazzo, è vero, cucchiai, bulloni. Ma l'hai fatto te? Boia ladra, è fighissimo, Leonardo. Stacchiamo alle 22. Ciao, Sismetal, grazie del settimo mese. Sì, e costa un casino, perfetto. E al tempo dell'esame di terza media, 3 anni fa, ci hanno fatto costruire una lampada. Immagino sia di nuovo Pac-Man. E invece no, un'altra lampada. Ma perché tutti a costruire lampade? Ok. Ma è meravigliosa. Ma è bellissima. Io necessito di questa lampada e anche del tuo micetto. È un micio, sì, è un micio. È venuta incredibilmente bene, quindi è tutta la struttura in legno poi colorata. E questo piedistallino con una vite. Veramente complimenti, Silvia, è bellissimo. Io alle medie non ho mai fatto nulla. Sì, infatti alle medie come cazzo fai a fare una roba del genere fuori di testa? Sembra molto di Minecraft, ma non credo sia di Minecraft. Dà l'impressione di essere un diamante, credo sia semplicemente una struttura. È una redstone lamp, forse? Boh. Poi delle medie sbavava, sì, sbavavo.
Ah, è di Minecraft, perfetto. Sì, era la redstone lampa, allora blu. No, è veramente figa. Io ho quella là dietro che amo, la adoro. Ciao Jerry Platinum, grazie di cuore del Prime, bello mio, benvenuto. Raul, è una build per un film Minecraft. La build consiste in un'intera città custom nel deserto. What? Ah, ok, è fatta su Minecraft. Avevo detto no su Minecraft, però ormai vediamola, sono molto curioso. Per un film su Minecraft. Ok, chiuse due. Minchia, gigante cazzo. Madonna, gigante. Cazzo, era una cosa che mi sarebbe piaciuto molto fare. In realtà dovrei ripensarci di fare un evento su Minecraft. Ditemi se potrebbe piacervi come idea. Ovvero che apro un server Minecraft per tutti, non solo per i sub. E lo lascio attivo 3 giorni. E in questi 3 giorni do un tema, ad esempio Napoli, e bisogna collaborare per costruire Napoli. E alla fine dei 3 giorni vediamo che cosa è stato costruito. Non lo so, era un'idea che mi era venuta in mente, solo che era da gestire in un periodo. Devo trovarmi un periodo libero in cui farlo. Magari d'estate è una bella idea. Cose a caso. Sai che è un problema da gestire? Immagino sia un problema da gestire. Giulia, molto figa, molto bella anche l'ape di Minecraft, ma io mi sto concentrando su questo dannato piccione grasso qui. Cioè, guarda, è così grasso che queste zampe... È bellissimo. Io continuo ad adorare i piccioni grassi. Sono il mio kink, i piccioni grassi. Veramente. Ora non ho la foto perché sono via, ma una volta in mezzo l'abbiamo raccolto il pelo dei nostri cani e abbiamo fatto un cuscino. Oh, ok, Leonardo, piramide siummica. Andiamo alla piramide siummica. Io apprezzo Leonardo però, perché per quanto ho chiesto di non trollare, Leonardo era a cena quando ha visto l'inizio della live, ha preso le prime 7 cose che aveva davanti, il parmigiano, 2 bicchieri, il brodo di manzo, il pan bauletto e una spugna, e ha fatto una costruzione. Io lo apprezzo, nonostante sia un troll e sia fuori dalle regole, io apprezzo questa cosa che ha fatto Leonardo. Non ci sono preso bene, Leonardo, quindi apprezzo un botto la tua costruzione, complimenti. Gaia, un cestino di vimini fatto a 11 anni. Di vimini? Damn. Questo è difficilissimo da fare, me lo diceva mia nonna. Clap di clap di incoraggiamento. Esatto, me lo dice mia nonna. E questa cosa è estremamente difficile da fare. E tu l'hai fatta a 11 anni. Chat, voi sapete cosa facevo io a 11 anni? Dai, provate a indovinare. La torre dei tè. Dimmi che l'hai appena fatta. Apprezzo anche questa. Sbavavo, bravissimi. Le pippe, no, sbavavo, bravissimi. Vuol dire che state seguendo attentamente la live. 5 tè alla pesca San Benedetto. Va bene, molto bello, venuta molto bene. Maschera di Shinny, d'ore d'oro. È quello di prima? Ok, sì, è quello di prima. Sono entrambi i regali di comprare. Il primo è uno schermo per Dungeon Master che ho fatto con il legno e inciso con un pirografo per poi impregnarlo di azzurro. Il secondo sono dei polsini simili a quelli di un personaggio di una mia amica, sempre di legno e con le stringhette di cuoio. Questo sembra assurdo. Wow, cazzo, wow. La scatola è venuta benissimo. Adesso ho voglia di fare di avere una scatola così. Ma si chiude pure, ma va che roba. Praticamente qua ci appoggi tecnicamente la carta del Dungeon Master e si chiude. C'ha pure, vedi, questo è il gancetto per chiuderla qua. Lo chiudi qua, così sta aperto e ci appoggi i fogli per masterare una partita. È veramente un capolavoro. Forse è una delle cose più belle che ho visto stasera. E poi ci sono dei polsini fatti per un altro. Anche questi sono venuti molto bene. Con le cinghie in cuoio, tra l'altro. Cioè, qua veramente stiamo a livelli altissimi, raga. Stiamo veramente a livelli altissimi. Complimenti, Elio. Complimenti, cazzo. E questo è veramente, veramente bello. Complimenti, brother. Cosplay di The Howl House. Fighissimo come cartone. Figo anche il cosplay. Cos'è questa cosa qua dietro? Un tapirulan di anni fa? God damn, bro. Francesca, una polsiera in cuoio.
Madonna, a proposito di polsiere in cuoio, io ho un progetto black metal, voi lo sapete, e per un fotoset e per eventuali live che verranno, ho fatto una cosa. Allora, considerate che l'ho interamente realizzato a mano, quindi ho preso una cosa in cuoio e mi sono messo con martello e chiodi a fare questa cosa. L'ho fatta io. Ne ho due, perché l'altro è per l'altro braccio. Praticamente sono tutti chiodi da ferramenta, lunghi non so quanto. Ho bucato ogni parte da dentro facendo questo schema di chiodi tutti di fila. E praticamente che cosa serve? Serve a fare le cose calde, tipo le robe black metal. La gente ti sta lontana ai concerti, già. E è presente nel mio banner in realtà. Cioè, se tu cerchi tecnicamente Lichten, ci dovrebbe, come l'ho scritto, ci dovrebbe essere una foto da qualche parte. Ecco, è esattamente questa la foto che ho fatto. Qua si vede bene, tra virgolette. Qua è molto a bassa risoluzione, però sì. Sono queste più il mantello più la spada là dietro. E mi ero messo così con la spada e avevo fatto la foto con questo gauntlet, ecco. È venuto molto bene. Venuto molto bene, sono molto felice del risultato. È stato molto divertente. Con quello ci ammazzi qualcuno. Sì, infatti è veramente, a parte che è molto pesante da tenere, in più veramente fai male a qualcuno. Però per un live, la spada dove l'hai presa? L'ho presa usata a un mercatino. Era qualche spada di qualche castello vecchissimo e l'ho comprata. Sì, io sono alla voce in Lichten e tutti gli altri strumenti. Ciao Igor Gior, grazie al 13° mese. La spada è là dietro, vabbè, ve la faccio vedere. No, invece la spada l'ho spostata. No, l'ultima volta che ho pulito ho spostato la spada. Però un'altra cosa molto figa. Ovvero questa. È una cintura di proiettili che doveva abbinarsi alla roba del progetto black metal. Ed è una vera cintura di proiettili utilizzata, perché come vedete bene i bossoli sono esplosi. Non c'è né polvere da sparo e alta perché l'ho pulita molto bene, però è davvero pesante. Non la posso usare come bullet belt perché essendo quella dei proiettili è alternata, come vedete. Però sì, ha il punto in cui si stacca e tecnicamente andrebbe da spalla perché è veramente... veramente gigante. E niente, è la mia bullet belt tecnicamente. Perfetto. Ok, dopo aver parlato di cose metal, di ferro, acciaio e queste robe, possiamo continuare con le vostre creazioni, visto che ancora abbiamo una bella mezz'oretta in cui guardare roba. Magus, un creaturo fatto con la plastilina del Conad. Oh mio Dio, la plastilina del Conad, incredibile. Ah, è venuto benissimo. Sembra Carletto di Sofficina, è una mia impressione. È venuto benissimo. Cioè, ti hai fatto questa roba con la plastilina del Conad. Cazzo, complimenti, fra. È molto Carletto di Sofficina, però è venuto benissimo. Complimenti. Veramente, veramente complimenti, brother. Grazie, Gamer Terremoto, per il Prime. Benvenuto. Ciao Boldo, sono Alice, ho 22 anni. Quando andavo in seconda liceo mi serviva una libreria. Non volendo spendere... Il problema è che Alice è la mia ragazza e ha 22 anni, quindi non vorrei che questo sia un troll della mia ragazza. E quando andavo in seconda liceo mi serviva una libreria. Non volendo spendere 30 euro di libreria IKEA, chiesi a mio padre di costruirne una. Così io e lui l'abbiamo costruita insieme con vecchi assi di legno e inchiodato a mano. Ci abbiamo messo la settimana di lavoro. Ok, non credo sia l'Alice. Ok, non è l'Alice che conosco io. Ah, è proprio una libreria fatta a mano da voi. Cazzo, non ho mai costruito una libreria. Perfetto, però già abbiamo escluso una Alice. No, comunque è venuta molto bene. Io costruì con mio padre una casetta di legno per gli attrezzi invece. Però anche questa libreria è venuta molto bene. Un altare nel giardino della villa abbandonata. Age Reveal. Ma l'ho sempre detto che la mia ragazza è più grande di me.
tantomeno con mio padre. Oh, un'altalena al giardino di una villa abbandonata. Let's go! Damn. È vero, bene. Non sembra molto a norma, eh? Soprattutto perché sbatti sull'albero davanti. Lo spazio per dormire. No, no, allora la prendiamo. Giuro che prima o poi la prendiamo. Secondo me si rompe se ci sale. Sì, non sembra molto a norma. Non sembra molto a norma. Questa brutta impressione che ci sali tipo si spezza. Però è in una villa abbandonata. Non è prospettiva. Ok. Mi fido. È solo prospettiva, mi fido. Pinocchio inquietante. Fa paura, Antonio. Fa veramente paura. Lo schipperò e lo ignorerò. Così stanotte dormo. Orecchini fatti in resina. Vai. Damn, sono venuti proprio bene. Sono da cosplay, perché mi sa che l'ho vista a qualche personaggio, forse del Trono di Spade. Matilde, un modellino di tempio greco fatto in seconda media. Ecco, un altro in seconda media addirittura. Cioè, altro che sbavare, io mi cagavo addosso. E questa fa i tempi greci. Wow, con il tipo dei ghost dentro, tra l'altro. Ma è venuto... Cioè, tu andavi alle medie, in seconda media, quando hai fatto sta roba. Ma che cazzo di media facevate, regà? Mamma mia, da me mi davano i sandwich da mangiare e basta. Armi in legno. Fatte da te. Damn. Polo, va bene. È venuto. Sono venute bene. Complimenti. Madonna, io ho paura del legno. Ti metti le schegge. Lula, statuette a tema Minecraft. A me spezza la precisione. Cioè, il modo preciso in cui sono fatti. Continuerò a ripetere per tutta la live che se le avessi fatte le avrei distrutte. Lego? Ho detto Lego no, però vediamolo comunque. Hai un sacco di Lego, va bene. E anche un cartone della Parmalat, ho visto. Peluche fatti all'uncinetto. Questa tartarughina è troppo carina. C'è una Mogus! Magus! Guarda! Amogas! Sì, confermo, la tartarughina è la più carina. No, c'è pure questo coso qui che non so precisamente cosa sia. Però c'è. Bravissima, io ci ho provato e non sono capace. Tu devi ancora farmi quel gattino, Alice. Scusa, sono di nuovo io. Volevo farti vedere questa tazza orribile che ho fatto in quarta elementare. Vai, Mary. Anche questa è venuta molto bene. E poi riprovo e te li regalo tutti. Grazie, patata, veramente grazie. Una gomma. Mi sembra strano, ma è una gomma. Però, ma, cioè, il concetto è che dovresti farlo tu. Non, tipo, cercare qualcosa a casa. Yashiasba. Come si legge Yahya Sba? Nome arabo. Cazzo, sono molto curioso. Come si legge? Yahya S-B-A-A. Yahya. Vabbè, penso Yahya vada bene. Portachiavi fatto da me mio nonno che adesso è morto. Mi ha fatto vedere come si fa ed è un ricordo vecchio. Oh mio Dio, mi metto a piangere. Oddio, che carina come cosa. Oh mio Dio, è dannatamente... carina come cosa. Tieniti questo ricordo molto stretto. È un uovo d'argilla, lo ha fatto mia mamma. Damn, io a casa avevo... No, non avevo... Questo corno però ce l'ho. Avevo un uovo di struzzo vuoto dentro, che era stato... C'era un buchino ed era stato svuotato del quello che c'era dentro. Figo, no? Preso in Egitto. Ciao Bernie Power, grazie del Prime e grazie a Simone per il quinto mese. Ciao belli, benvenuti e bentornato. Ma è un tunnel book che ho fatto a scuola. Ho tagliato e disegnato su diversi fogli per fare questo effetto tridimensionale. What? È bellissimo, cazzo. Ah, pure disegnato tu. Cazzo, però l'effetto tridimensionale rende tantissimo. È venuto molto bene. È Lion? Ah, è vero, è Lion, effettivamente. No, è venuto molto bene. Complimenti, Emma. Gabriele, computer da gaming. Let's go! L'hai costruito tu, quindi va bene. Bravo, brother, ma l'hai costruito interamente tu? Wow, io ci avevo provato a guardare un tutorial, poi ho detto ok, pago qualcuno, se no qua rompo tutto. Sipoldo, dai, allora bravo.
Un modellino di una macchina. Mi dispiace per la foto di scarsa qualità. La macchina è un Abarth del 56, credo. Non c'erano istruzioni, quindi ci ho messo 2 ore. Non è un modo di dire. Ah, perfetto. Sempre mi hanno guardato molti dei video. Mi spiace. Tranquillo, Nick. Un Abarth del 90, del 56. Ma dov'è? Io non la vedo. Ma io non vedo l'Abarth. È questa l'Abarth? Ma dov'è? Cioè tipo anche la foto è del 56. È sotto sopra. Sono i fari frontali del paraurti. E al contrario con il cofano. No ragazzi, non sto capendo nulla. Io vedo una pentola. Sarebbe con il cofano aperto. Ah, e questo è un primo. No, giuro che sto, ho dei problemi. Ho veramente dei problemi. Maschera. Ciao Flazio, grazie per il Prime, bello. Oh damn, venuta bene sta maschera. Maschera di Diego Armando Maradona dopo 2 anni di cocaina. Render 3D, Cosmic Ghost Rider. Cosmic Ghost Rider? Damn, ti è venuto benissimo. Fa molto skin di Fortnite, se posso. Scusa, non volevo insultarti. Però cazzo sei venuto bene, fatto su Blender. I colori sono molto belli, questo viola, azzurro. Quindi Cosmic, è venuto bene. Sono io, Poldo. Mi dispiace se ti ho insultato dicendo di Fortnite, però mi ha dato quell'impressione. Modellino della Ferrara, montato da me. Venuto molto bene, bro. Venuto molto bene. Viva le Ferrara. Un cassetto di bastoncini fatto in prima media. Ah, una cassetta di bastoncini. Oh, damn, è bellissima. Che cos'è sta cosa? È tipo colla al caldo che poi hai colorato, che fa questo effetto tipo palude. No, è venuta molto bene, complimenti. Cazzo, con i bastoncini del gelato ci puoi fare veramente un botto di robe. Oh, il gatto di Twitch. Una parte di cotta di maglia medievale. Sì, sì, so cos'è una cotta di maglia, attenzione. Mi sto interessando al periodo medievale, allora ho deciso di fare un po' di fai da te. Sembra difficile, ma in realtà è solo lento. Il sistema in sé è semplice. La cotta di maglia è sempre particolare perché sono tutte incastrate. Ma sono curioso, come cazzo si fa una cotta di maglia? Cioè, capite, quando ho annunciato sta live qualcuno mi ha detto sì, vabbè, ma la gente non realizza niente. E oggi ho trovato roba pazzesca. Cioè, siamo arrivati a un tizio che fa una cotta di maglia. Ti è venuto da Dio. Ha usato la roba delle lattine? No, non credo sia la roba delle lattine. Credo ci sia qualcosa di specifico per fare la cotta di maglia. Però, bro, complimenti. Complimenti. Sara, il modellino della mia stanza dei sogni. Quando la maglia non è craftabile, allora te la crei direttamente da zero. Il modellino della mia stanza dei sogni sarebbe il compito delle vacanze di arte. Oh mio Dio, Sara. Hai un poster di Eminem, di Rammstein, la copertina di Slugger e il poster di Suri. Ma cazzo, ma è bellissimo! Ripeto, no, ma c'ha pure la striscia LED sopra. No, ragazzi, ma come cazzo fate ad avere ste robe? Cioè, a riuscire a farle così bene? Ma meno male che non mi hanno chiesto di fare ste robe alle superiori o alle medie o quello che cazzo sia, perché avrei fatto una figura di merda allucinante Ah no, scusate, c'è la cam, mi sposto. Ma vedete, là ci sono i poster. Ci sono i poster. Ecco, sono lì. Perfetto. E dicevo, scansione il poster di Spotify. Ma manco all'artistico facevamo ste robe. Boh, ma è venuto da Dio. Che canzone mai sarà? Secondo me è un Rick Roll. Scopriamolo subito. Vediamo. No, non credo sia un Rick Roll comunque. Ma perché hai messo un ricroll in un tuo compito di arte? Non me l'aspettavo, pensavo fosse una tua canzone preferita. Invece niente, era un ricroll. Va bene, grazie.
Ha ricrollato 582 persone. Complimenti, Sara. Va bene, ti è venuta molto bene la stanza. Non me l'aspettavo, però boh, da aspettarselo, ma nemmeno. Io sono sordo e niente. Era un bastone che ho trovato fuori che poi avevo scortecciato. Sono tornato a casa, ho cavato la parte marcia con un coltello, l'ho levigato con della carta vetrata e l'ho appuntito. Era un paletto, il suo nome è Giorgio. Io adoro come diamo i nomi tipo Giorgio a un paletto di legno. Non è una cosa figa, ma la cosa più figa è che sarà in qualche buco della casa introvabile. Ci sta, bro. Un formicaio, di cui purtroppo non ho una foto perché è sottoterra, quindi si vedrebbe solo una montagnetta di terra. Cioè praticamente ho fatto un buco per terra e ci ho messo dentro delle briciole ogni giorno. Così le formiche hanno capito che è un posto buono per vivere e ci hanno scavato tutto intorno con dei tunnel. Nella prima foto ne ho messo una a caso. Tu hai fatto un formicaio buttando le briciole ogni giorno? Cazzo, bellissimo. Ma si può fare, cioè funziona? Volevo partecipare, pure che non ho un cazzo da mandare, tranne l'ego, quindi non so se va bene, ma ecco di un dolce fatto con mia nonna. Beh, effettivamente roba di cucina, tipo le torte, è venuto molto bene, adesso ho molta voglia di torta, però ti è venuto molto bene. Una rana di argilla che ho fatto un po' di anni fa, è pitturata male. Vai, vediamo sta rana di argilla. Sì, sì, la ricarichiamo su YouTube, oh mio Dio, che carina! Mio fratello fa i pugnali di legno, what? Mio fratello dovrebbe essere, non lo so, portato dalla polizia. È venuto molto bene, complimenti. We are frogs. Ho fatto questa cosa. Adesso domani TikTok sarà pieno di questo meme. Porca troia. Non dovevo farlo. Avevo giurato di non farlo. In seconda elementare ho modellato un vulcano ed era uscito molto carino. Per non farti perdere tempo ti dico già che non immagini il vulcano, quindi puoi pure skippare. E niente. Viva i vulcani. Viva i vulcani. Mio fratello invece si droga. Viva tuo fratello. Orecchini, ciondoli per telefono. Venuti molto bene. Li hai fatti tu, cazzo. Cioè, non sapevi nemmeno dove partire da fa ste robe. Ciao, Poldo, io vado. Ero il formicaio. Ciao, brother. Nennella, chiamatelo cringe come volete, ma ho costruito un rapporto con il mio gatto bellissimo. Nel senso, se fosse umano lo sposerei molto probabilmente. Una volta mi ha seguito fino a scuola. Ti ha seguito fino a scuola. E a parte che è un micio molto bello. E poi come hai fatto? Cioè, dove... cioè, è tornato a casa? Tipico lavoretto delle elementari. Boh, raga, io alle elementari sbavavo. Un uccellino con carta dorata con scritto Buona Pasqua fatto in quinta elementare. Ok. Questo è circa quello che forse facevo io alle elementari. Simone, sono felice che almeno c'è qualcuno come me. Anch'io, bene o male, erano queste le cose che facevo. Almeno siamo insieme, non insieme a quelli che fanno le cose allucinanti, gigante. Vanno anche bene immagini dei propri figli. No, scusa, mi dispiace. Guarda, tecnicamente un figlio è una tua creazione, quindi andrebbe bene. Però non, magari con la faccia censurata. Filippo ha fatto un plastico della diga del Voyan creato da me e i miei compagni di classe per la mia tesina. Ci siamo passati davanti alla diga del Voyan l'altra volta che stavamo andando in la Borca di Cadore. E porca puttana, che bello che ti è venuto. Cazzo, complimenti. Ma pure sai, vedi questa erba finta. No, fra. Complimenti. C'è un periodo della tua vita dove non sbavavi. No, solo elementari sbavavo. All'elementari sbavavo. Piante in argilla fatta perché boh. Oh mio Dio, è carinissima. È una mandragora, tecnicamente. Quella di Harry Potter. Ecco, una mandragora di Harry Potter. Puzzle di 100-200 pezzi di Star Wars. Scusate il buio. Figo, molto bello. Qui classici design del 2010. Ben 10. Kalimba fatta con una scatola di sardine. Dimmi che l'hai fatta tu, oh mio Dio, ma si può suonare? Cazzo, che bello. Che bello, c'è un modo di ritirare il proprio progetto? Non credo. Uriel, cosplay di Cherry Blossom, vestiti di parrucche proprio fatti interamente a mano. Figata! Angelica, figata totale. Venuto proprio bene. Fatto tutto a mano. Ma in questo caso devi saper lavorare le stoffe. No, vabbè, a parte penso la parrucca l'avrei comprata. Cioè qua devi saper lavorare le stoffe, saper lavorare con la macchina... Come si chiama la macchina da cucito? Macchina per cucire, non mi viene il nome. Molto figo. Molto, molto figo.
una cuccia per il mio gatto. Ma non la uso da un po', dato che non c'è più. No! Volevi spezzarmi il cuore, ce l'hai fatto. Se volevi spezzarmi il cuore, ce l'hai fatta. I gatti non possono morire, vero? I gatti non possono morire. I gatti non possono morire. Che cos'è? Una mogus? Boh, non si sa che cosa sia. Vabbè, molto figo. Disegno carino, molto carino. Avevo detto i disegni no, però carino. Dollaro di Mr. Crab. E il cazzo di dollaro di Mr. Crab è bellissimo, pure messo incorniciato. Io adoro questa cosa. Enea, è un casco per un costume di Halloween, fatto in prima media con la carta pesta. Five Nights at Freddy's? Comunque è venuto molto bene per essere fatto in carta pesta. Complimenti. Yoshi di lana. Oh, damn, hai un sacco di matite. Scusa, non volevo distrarmi, il tuo Yoshi è bellissimo e carinissimo, ma hai davvero tante matite. Federico, ciao Poldo, ho fatto numerose cose fighe. Una volta, circa nel 2018, feci con il gruppo della Canonica una catapulta che oltre per tirare i palloni con i glow stick nel buio al parco, l'ho usato per tirare il riso al matrimonio del capo del lavoro. Ho fatto un pollaio in legno, totalmente da zero, il quale è tuttora in buono stato. Ho fatto al tempo delle superiori un prototipo, di cui ti mando la foto, di un braccio robotico e poi una maschera da DJ Marshmallow. Ho cucito dei pupazzetti, tra cui un gatto che diedi come regalo ad una mia amica al suo 18esimo perché ne voleva uno ma non poteva, e le ho fatto credere per un attimo che l'avesse rotto, poi felicissima che non lo fosse. Altre cose al momento non so elencare, se non il mercatino di smercio di uova che ho creato avendo un sacco di galline. Buonasera e felice live, te voglio bene fra. Bro, hai creato un sacco di cose. Sai che è molto figo? Oddio, si può usare, quindi è bellissimo questa cosa. Comunque, bro, hai creato nella tua vita, sono molto contento. Ciao, Poldo, sono quello che ha fatto il trespolo, ti mando le foto su Instagram. Grazie, brother. Praticamente io e un mio amico, grande Valerio, non avevamo niente da fare. Grande Valerio, eravamo sotto Capodanno e niente. Ci sentivamo Walter White e Jesse senza Matt e ci siamo messi nel suo garage a creare un piccolo petardino che sinceramente ci ha resi fieri e condotte la criminalità organizzata. E... polvere boom boom. E dentro una siringa, bro. Cioè, questa è la quantità di polvere da sparo dentro. Ragazzi, Valerio, no, aspettami. Alessio, ma soprattutto il grande Valerio. Questa è una cosa pericolosa, eh. L'avete fatto scoppiare, spero non sia successo niente, però stiamo attenti qua con i petardi, che è una roba pesantina. Ciao Nick, mi fai completamente edito? Meno male, dai, sono contento. Ciao Greta, avevo tipo 10 anni quando ho fatto ste robe. La prima è un camper, la seconda è una zucca e il terzo è un robot di argilla che ho fatto in terza elementare, vai. Con la lingua sumera. Camper di cartone. Io avevo fatto tipo il VR con il cartone perché non me lo potevo permettere. Ok, sempre il cardboard. Un altro cardboard. E una zucca. Molto bellini questi working. Mimmi, ciao Mimmi. La bara viene dal manga di Mary Grave. La spada è dell'Odogaron di Monster Hunter. Vai, scusa se ho reagito così quando ho detto Mimmi e che il mio gatto si chiama così, quindi... wow, questo è un prop fatto benissimo. Ma quella tomba non pesa da morire, tipo. Cazzo, però è pure il legno buono quello. Tanta roba, cazzo. Il coso sumero l'avevo fatto pure io. Viva i sumeri! La maschera di Iron Man di cartone. Scusa bro, non volevo prenderti in giro, giuro. È che non me l'aspettavo così. Mi aspettavo tipo la faccia di Iron Man di cartone. Invece qua è un cubo con la è particolare, bro, l'apprezzo. E nel suo è bella. Nel suo è molto bella. Letteralmente una lancia. Sfortunatamente fatta nella mia Genshin, era interamente di legno. Oh no. È venuta bene però. È venuta molto bene. Una scatola fatta di carte di gioco. Wow, di carte da gioco? Si rifà una serata così? Sì, sì, la Forms Night ormai è un format che portiamo spesso. Per essere fatta con le carte è venuto bene, Ciprian, complimenti. Alessandro, un cosplay da Link di Zelda.
tunica del campione, spada suprema e scudo Ilia. È venuto molto bene. Lo scudo tra l'altro è molto figo, tutto in stoffa, questo sembra non foam, vabbè avete capito. Postazione da BBD Gaming più qualche aggiunta. Skibidi BBD Gaming. Allora, questa è la mia postazione da gaming. Poi mio PC, libri, Nomster e manga. Non so se si riescono a vedere. Roba a caso. E questa è la cosa più fantastica che io abbia. Io chiamerò la polizia e avviserò che hai delle mostre vicino a dei manga in casa. È il rover Perseverance. È molto figo. È venuto molto bene. Cazzo, i Lego Technic, che sono quelli tipo che poi che si muovono, sono i più wow. Li facciamo un altro più delle creazioni. Non è una brutta idea. Da poi dalla lave di Fierecchi in un secondo. Piccola rana cuscita, vai. Vediamo le ultime 5 e poi vi do lo spoiler del video, va bene? Oh mio Dio, è bellissima questa ranetta. 4. Corna per cosplay, make-up fatti di cartone. Vai. Il cosplay ti è venuto benissimo, pure il trucco. Cazzo, è fantastico. Poi mettendo i capelli così chiaramente non si vede il cerchietto. Veramente 9 su 10, è uscito da Dio, complimenti. Veramente, veramente complimenti. Ma è un personaggio di... Non l'ha detto, complimenti Isabella. 3. Cosplay di un personaggio di Kirby. Chi? Meta Knight. King the Dead. Ti è venuto bellissimo, brother. Ti è venuto veramente bene. Ti è venuto veramente, veramente bene, complimenti. È King the Dead, sì? È King the Dead? Sì, è King the Dead, perfetto. È King the Dead? Sai che forse non è King the Dead? Ma è Magalor? E credo che sia Magalor Traitor. Sì, credo sia proprio lui. Perfetto, risolto. Sidonia, venuto molto bene, brother. Dove stavi andando? Immagino Romix se stavi andando in treno. Charlotte Drawings, cosplay di King Dice. Pure il microfono e il contratto. No, vabbè, pure Satanasso. Penso sia Lucca Comics, ma pure Satanasso fatto da Dio. Tu ti sei fatto un intero smoking viola con questo... Bene, applausi. Veramente applausi, Cristo Santo. Non so che dirti, è veramente meraviglioso. Veramente, veramente meraviglioso. Complimenti. Le nuove scarpe drip di Das. Gli ultimi due. Grande Harry Kane. Damn. Queste sono le Didas. Let's fucking go. Io adoro le Didas. Sono le mie scarpe preferite. Guardate, aspetta adesso. Didas, go. Let's fucking go, Didas. Sono custom. Sì, sì, sono custom. Non so da che modello sia partito. L'ultimo. Maschera Kitsune. 4 giorni di lavoro. Anche questo è venuto molto bene, non mi ricordo però di che anime. Kitsune. 4 giorni di lavoro, però è venuta bene. È venuta molto bene, Kitsune. Ah, proprio il personaggio della mitologia giapponese. Veramente, veramente figo, raga. Bello. Signori, noi abbiamo raggiunto le 700 sub... Ah, di Demon Slayer. Abbiamo raggiunto le 700 sub, come potete ben vedere da il sub goal qui. Dov'è? Dal sub goal qui sopra. Ed essendo che abbiamo raggiunto le 700 sub, devo darvi uno spoiler sul nuovo video. E siccome devo darvi uno spoiler sul nuovo video,
devo mettervi un po' di hype, devo mettervi un po' di hype su questo video e vi sto per dare un'anteprima molto importante che poi farò uscire tramite short, quindi innanzitutto grazie, vi voglio piano piano ringraziare perché siamo arrivati quasi ai 500.000 iscritti su YouTube. Siccome siamo arrivati quasi ai 500.000 iscritti su YouTube, ho riflettuto tanto su quanto tempo sto su internet e tirando due conti ho scoperto che io sto su internet da più di 10 anni, come Poldo. Ho cambiato vari canali, ho cambiato vari nickname, però sono passati più di 10 anni e io non mi sono reso conto. Ho cambiato vari canali, dal vecchio What Remains of Poldo, Z Poldo, fino ad arrivare a Mr. Poldo Akbar, per poi negli ultimi 2 anni fare il canale Poldo, ecco. Di conseguenza voglio ringraziare tutti per questi anni in cui la mia carriera è iniziata, ma soprattutto ora che per me questa cosa è un lavoro. Proprio per questo ho deciso di farvi un regalo. Non lo voglio considerare uno speciale 500.000 iscritti, anche se uscirà quando probabilmente non avrò ancora raggiunto i 500.000 iscritti, ovvero il 500.000, un grande traguardo. È un regalo sia per voi che per chi sta su internet da più di 10 anni come me. Quindi è un regalo sia per voi che per le persone come me. Perché parla di una vecchia cosa, una cosa molto vecchia, senza che ci sto per girare attorno, signori, parlerà della vecchia YouTube Italia. Parlerà della vecchia YouTube Italia, è un video a cui sto lavorando da 4 mesi, ok? Sono 4 mesi che io sto lavorando a questo video. Oggi l'ho ufficialmente finito e renderizzato. È un video che contiene 8 interviste. Tiene un bel po' di roba, tiene un bel po' di roba. Sarà il primo documentario, forse, anche perché mi è piaciuto così tanto farlo che ne realizzerò altri. Quindi con questa vi annuncio ufficialmente che tenetevi forte, o il 2 ottobre o il 9 ottobre, sto ancora capendo bene la data, uscirà il primo documentario che io abbia mai realizzato. E vi ho già detto il tema, durerà la bellezza di 25 minuti, ok? Ora immaginate che di solito i miei video durano 9-10 minuti, questo video dura 25 minuti, ci sono stato 2 mesi per scriverlo, 2 mesi per trovare tutte le informazioni, registrare, editare, è stato un macello. Questo video penso che me lo sognerò per anni e anni. Probabilmente è il video più importante che io abbia mai realizzato, è il video più importante che uscirà sul canale. Al momento era quello dell'intera storia dei meme, che mi ha occupato tanto tempo, ma questo qua, signori, io lo farei uscire su Netflix a momenti, vi giuro, perché è veramente un video secondo me che manca su YouTube Italia, quantomeno è un video che manca, e quindi è un regalo che io voglio fare sia a voi che mi seguite, ma soprattutto è un regalo che voglio fare a YouTube in generale, che in questi anni ha creato tutta questa schiera di creator e ha creato tutta questa schiera di video che ci ricorderemo per sempre, anche quando saremo adulti. Anche quando saremo adulti e YouTube magari non esisterà più come piattaforma, ci ricorderemo ancora di eventi come il cornetto in faccia Ciccio Gamer 89. No, non è un Rickroll, esce seriamente. Di conseguenza, grazie per le 700 sub, grazie a tutti. Siamo quasi per arrivare ai 500.000 iscritti. Probabilmente settimana prossima, non credo lunedì, forse lo faccio uscire il 2 lo shorts e il 9 faccio uscire il video, così lo carico bene di hype. E faccio uscire lo shorts in cui dirò le stesse cose che ho detto stasera a voi, così voi l'avete in anteprima, voi 500 persone. E ancora grazie, perché stiamo facendo qualcosa di molto figo. E la cosa bella è che
penso lo state notando anche voi, io in primis e i miei contenuti si evolve ogni anno, ogni giorno si evolve, ogni mese cambia, e sono sicuro che fra tanto tempo sarà altrettanto diverso rispetto a come è adesso. Di conseguenza, chi lo sa cosa succederà per i prossimi anni. Scusate per questa storia un po' strappalacrime all'ultimo. Io adesso vi saluto perché si sono fatte le 10. E stasera faccio vedere il video a Sedia. Glielo faccio vedere. Gli avevo detto, gli faccio stasera popcorn e ti faccio vedere il documentario completo. Non gli ho fatto vedere nulla perché lui sta in hype per questo video, perché gliene ho parlato un sacco, vuole vederlo, e quindi stasera gli faccio vedere la premiere. Facciamo tipo red carpet elegante, gli faccio vedere il video. Detto questo, signori, io vi ringrazio per essere stati in live fino a quest'ora.